Con il rito della campanella si è formalizzato il passaggio di consegne alla presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo. Nazario Pagano lascia il posto al neoeletto presidente Giuseppe Di Pangrazio. Io in questo ruolo ci ho creduto tanto, mi ci sono impegnato tantissimo. Penso che in questi 5 anni molti passi in avanti siano stati fatti dalla nostra Assemblea Legislativa, molti riconoscimenti nazionali e internazionali ci sono stati. Bisogna guardare oltre lo steccato, bisogna avere sempre la sensazione che è poco quello che si fa rispetto a quel che si può fare di più. Resta però il fatto che, apprezzato o non apprezzato dagli abruzzesi, questa regione in questi anni ha fatto passi da gigante. Oggi è stato un momento importante perché il segnale è il passaggio, quindi la continuazione di ciò che di buono è stato fatto. Certo, cose che non vanno bene dobbiamo cambiarle, dobbiamo modificarle, i suggerimenti sono ben accetti da parte di tutti, anzi non sono suggerimenti ma partecipazione attiva. Una elezione, quella del nuovo ufficio di presidenza, che non ha mancato di sollevare polemiche, soprattutto in relazione all'esclusione dalle cariche elettive del Movimento 5 Stelle, principale partito di opposizione. Proprio i grillini hanno denunciato gli accordi tra centrodestra e centrosinistra per la spartizione degli incarichi, arrivando ad abbandonare l'aula del Consiglio. Il neopresidente Di Pangrazio, che predica partecipazione alle decisioni, lancia un appello affinché ci sia collaborazione tra le forze politiche. Da parte mia ci sarà presto, chiederò presto un incontro ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle, perché ritengo che loro debbano partecipare a tutte le decisioni che gli organismi del Consiglio Comunale Regionale prenderà. Lì probabilmente c'è stato un abbassamento, diciamo, del livello importante di rappresentanza, rappresentatività del nostro Consiglio regionale. Ritengo che sia un momento che debba essere recuperato.